un messaggio di pace partito dal Giappone e arrivato fino a Piacenza. È un ponte di solidarietà quello che unisce la nostra città, l'intera Emilia-Romagna e Nagasaki a 73 anni dallo sgancio della bomba atomica. Ed è partita proprio dalla nostra provincia la missione in Italia del sindaco della città giapponese Tomisa Taue, nata dopo che la regione ha adottato il progetto Gru della Pace, estendendolo all'intero territorio emiliano-romagnolo. Avviata nel 2007 dal fotografo Massimo Bersani, collaboratore del quotidiano Libertà, l'iniziativa prevede il coinvolgimento delle classi delle scuole elementari nella costruzione di origami a forma di gru, che secondo la leggenda nata in Giappone dopo le esplosioni atomiche sono veri e propri messaggi di fratellanza. Il primo cittadino è arrivato a Piacenza oggi pomeriggio e la prima tappa del tour europeo è stata all'editoriale Libertà e al Museo della Stampa di Via Benedettine, dove è stato accolto dal vicepresidente Alessandro Miglioli e dai direttori di Libertà e Telelibertà Stefano Carini e Nicoletta Bracchi. Una cosa che mi interessa molto di Italia è ogni paese, ogni comune che ha il loro carattere. Ragazzi giapponesi di liceo in Giappone, loro lavorano anche loro per la pace come movimento. Loro dicono come motto loro, poca forza, ma non è niente forza, senso che magari loro forza è piccolino, però non è da niente. Un giorno arriverà a speranza di tutto. Noi abbiamo creato a livello internazionale di lavorare per la pace e che più di 7500 paesi e che pensano questa cosa con noi, perciò vorrei dire anche a sindaci piacentini di lavorare con noi, diventare uno dei noi. Come movimento cominciato da Piacenza, però adesso comincia a espandere a tutta Emilia Romagna e quindi anche se noi siamo molto lontani, distanza, però cuore è collegato e quindi capire questa cosa molto molto importante. Il sindaco giapponese a seguire in provincia ha ricevuto il benvenuto delle autorità.